In una rigogliosa natura, a mezza costa tra il lago e la montagna, il comune di Miasino costituisce uno dei più affascinanti borghi della pregevolissima Riviera del Cusio, in provincia di Novara. Meta di un turismo prevalentemente estero, Miasino sorge sulla sponda orientale del lago d'Orta, osservatorio privilegiato dal quale è possibile godere di spettacolari panoramiche. Siamo questo piccolo borgo antico inserito appunto nelle colline orientali del lago d'Orta. Siamo in mezzo tra il lago d'Orta appunto e il monte Mottarone, poco meno di 500 metri sul livello del mare, raggiungibilissimo da Milano a circa un'ora di macchina, dall'aeroporto di Malpensa a 40 minuti d'auto, con la stazione ferroviaria qui Orta Miasino, proprio a 10 minuti di cammino, 10-15 minuti di cammino, 5 minuti d'auto. Insomma, è un piccolo, come dicevo, borgo antico perché in qualche modo suggella all'interno di sé sia bellezze naturali sia bellezze artistiche. Abbiamo grandi distese di parchi e di boschi dove è possibile fare delle bellissime passeggiate a piedi, ci sono delle guide accreditate che possono accompagnare in questo percorso, una guida naturalistica, una guida ambientalista, una guida alpina, e poi ovviamente osservare, assaporare quelle che sono le bellezze artistiche e culturali di questo luogo. E poi insomma il borgo in sé ha un fascino perché è tutto insomma stato riconsolidato nel suo aspetto originario, quindi con questi pavé acciottolati, questi portoni sono circa, solo nell'abitato di Miasino sono circa 70 portoni, uno differente dall'altro. Ci sono anche delle immagini votive che si trovano all'interno di questo percorso, che purtroppo il tempo le ha un po' deteriorate, ma in qualche modo sono ancora visibili tutt'oggi nel loro splendore. Il borgo di Miasino, di piccole dimensioni, conserva una struttura compatta e ben definita, in cui è piacevole addentrarsi percorrendo caratteristiche stradine. Scorci di grande suggestione caratterizzano l'abitato, sopra il quale veglia l'imponente facciata della seicentesca parrocchiale di San Rocco. La chiesa, edificata nel 1627, costituisce un'eccezionale espressione del barocco lombardo. La facciata, realizzata nel 1933, presenta un aspetto severo e monumentale. L'interno è arricchito da eleganti cappelle barocche e quadri di considerevole pregio artistico. Di Miasino è sicuramente un museo diffuso perché ogni chiesa che arricchisce questo territorio di una comunità che ha origini antiche, che si origina probabilmente nell'alto medioevo e collegata allo stato della Riviera di San Giulio, è una particolare luogo dove è possibile ammirare una serie di opere artistiche che spaziano all'interno di almeno 7-8 secoli. Sicuramente la chiesa parrocchiale di San Rocco di Miasino è la principale emergenza di questo territorio.
è stata fondata nella situazione attuale nel 1627 su disegno di uno degli architetti lombardi barocchi più interessanti, che è Francesco Richini. Questo scrigno di opere d'arte pittoriche, scultoree e di intaglio del legno che portano a Miasino artisti di tutta Italia. Quindi abbiamo opere romane, opere bolognesi, opere milanesi, una grande parte del trionfo del barocco lombardo. In particolare l'abside di questa chiesa fu decorata con i quadroni, 5 enormi quadri, a cui se ne sommano altri 3 in controfacciata, che raccontano gli episodi della vita di San Rocco. Arricchitosi durante il 600 ed il 700 di bellissimi palazzi, Miasino vanta tra i suoi gioielli d'arte la Villa Nigra, emblematico esempio di residenza aristocratica di campagna. Caratterizzato da grandiosi loggiati e balaustre in granito, decorato da pregevoli affreschi, l'edificio si è sviluppato per successive aggregazioni. Il nucleo più antico della villa risale al 500, ma assunse l'aspetto attuale grazie agli interventi a cui venne sottoposta durante il 600 ed il 700. La Villa Nigra di Miasino è una delle residenze più belle, più spettacolari di tutto il Lago d'Orta. Inizia, viene costruita circa nel secolo precedente e poi viene man mano ingrandita nei secoli in modo sempre più spettacolare, sempre più elegante, e oggi è una vera attrazione di tutto il territorio. Ha il tipico aspetto della residenza, della villa di campagna, con un grande loggiato realizzato successivamente nel 600, con tutte delle splendide arcate e colonnati. È il cuore pulsante di Miasino. Ogni anno vengono organizzati dalla Proloco degli avvenimenti molto interessanti, molto belli, e soprattutto poi è visitata dai turisti. La gestione del Proloco nel breve pensa che la promozione del territorio valga soprattutto in questa location che è Villa Nigra. Dal 1990 la Proloco può fare le sue manifestazioni all'interno di questa cornice splendida, di questa piazza che è un po' il cuore pulsante del nostro paese. Chiaro è che il fiore all'occhiello della Proloco risulta un po' essere il Jazz Festival. Da 15 anni, grazie all'idea di un novarese, nostro socio, Giampiero Margheritis, e dal presidente onorario in carica Andrina Gemelli, hanno creato questa manifestazione che nel corso degli anni è sempre migliorata sia a livello qualitativa che a livello di partecipazione. Ricche di elementi di interesse storico-artistico, le frazioni di Miasino, dotate di un fascino particolare, inebriano il visitatore di un'atmosfera magica di altri tempi. Un forte sentimento religioso caratterizza questo territorio, sul quale sono presenti diversi edifici sacri, tra i quali la chiesa parrocchiale della frazione di Carcegna, che è dedicata a San Pietro, presenta un aspetto austero. Interessante anche la chiesetta di Pisogno, che è dedicata a San Gottardo, venne edificata durante il 500 e presenta un ricco corredo iconografico al suo interno. Degna di nota anche la chiesa del castello, che è collocata su un'altura, domina la frazione di Pisogno. Ricca e varia, la cucina miasinese, dove prodotti di attestata qualità incontrano la creatività dei ristoratori locali, che con amore e fantasia preparano deliziosi piatti che sorprendono il palato. In gran parte utilizziamo prodotti locali, che vedete qua ci sono i salumi, il prosciutto, il panettone locali. Abbiamo preparato invece una pasta integrale condita con le tome di capre, sempre locali, e per ultimo è il sorbetto fatto con l'uva americana di nostra produzione.
Vi inviterei sicuramente a Gnasino perché, vabbè, l'amo fortemente e credo che la merite anche voi se verrete a trovarci. Per una passeggiata, come dicevamo, a piedi, con il Nordic Walking piuttosto che con le gite in bici, per vedere le nostre bellezze come questo parco, che è il parco storico della dimora nigra, della nostra bellissima Villa Nigra, per vedere le nostre bellezze artistiche, quindi la nostra chiesa parrocchiale, piuttosto che le altre, insomma, il borgo in sé stesso, ma soprattutto per ammirare questo territorio unitamente, perché credo che sia un territorio a dover parlare, che è il territorio attorno al Lago d'Orta. Insomma, Orta è conosciuta, il Lago d'Orta è abbastanza conosciuto a livello europeo, ma credo che tutto l'entroterra, quindi la parte collinare, sia ancora tutta da scoprire. Quindi un invito forte a venirci a trovare qui a Gnasino e qui, insomma, sulle rive del lago. Terra di sapori e bellezze artistiche e paesaggistiche, Gnasino rappresenta un luogo multiforme e cangiante, capace di riservare al turista continue sorprese, contando su un'offerta turistica ricca e diversificata.